Allora, innanzitutto volevo precisare qual è il punto di vista della società, cioè cosa ci ha spinto a questo tipo di iniziativa, cioè di chiedere, che ho telefonato personalmente all'avvocato Baranca per chiedere la collaborazione nel mese, ai primi di giugno. Allora, la cosa va inquadrata nel modello 231 e codice etico che abbiamo adottato per volere della proprietà del presidente Percassi, e questo che cosa fa? Cioè, è riduttivo secondo me parlare di un espediente per ridurre la responsabilità oggettiva. In realtà noi vogliamo prevenire che gli illeciti si organizzino e si combinino. Poi, nella malaugurata ipotesi che nonostante le nostre misure preventive non servano, che nonostante le nostre misure preventive gli illeciti si verifichino lo stesso, cosa che l'avvocato Baranca mi dice che non è mai accaduta nel corso delle loro collaborazioni, è chiaro che a quel punto la posizione dell'Atalanta sarà, direi, non più corretta di prima, perché anche negli altri casi l'Atalanta era fuori dalla responsabilità, perché nessuno direttamente aveva consumato illeciti, come il tempo ha dimostrato. Però è chiaro che, avendo adottato dei modelli gestione responsabili e preventivi del reato, è chiaro che a quel punto l'Atalanta non potrà essere trattata come chi invece non ha fatto niente in questo senso qui. Ma questo è l'ultimo degli aspetti, perché a noi piacerebbe che i reati non si consumassero più, che non ci fossero più tesserati infedeli, che sono quelle situazioni che fanno morire il calcio, perché quando c'è un giocatore infedele che fa della propria attività sportiva un lucro irregolare e non professionale, questa è cosa fa morire lo sport e il calcio. Quindi noi vorremmo prevenire questo. Poi è chiaro che la responsabilità oggettiva, l'abbiamo sempre detta, che è antica e retrograda ed era rapportata a un sistema che, dove le scommesse non esistevano oppure erano clandestine, ma oggi la responsabilità oggettiva è un qualcosa contro cui bisogna adottare delle misure come quelle che l'Atalanta sta adottando. Però la strategia è quella di prevenire il reato, non di godere dopo che si è consumato, perché non ci si va di mezzo da un punto di vista di responsabilità, o ci si va di mezzo di meno.